Salve, la nostra profumeria è lieta di accoglierla. Mi dica, le occorre un aiuto per i suoi acquisti? D'accordo. Ok, quindi ha intenzione di acquistare due fragranze. Una per un regalo ad una ragazza molto giovane e l'altra per una signora più adulta. D'accordo, ha già dato un'occhiata alla nostra vetrina? Benissimo, beh allora sarò lieta di consigliarle qualcosa io. Dunque, partirei dalla ragazza. Mi descriva il tipo di persona. Sì, è una ragazza vivace, è una ragazza timida. Più estroversa. D'accordo. Ok. Allora, io andrei sulle acque profumate. Le faccio sentire qualcosa. Allora, la prima è di questa marca, Nani. Ed è un'acqua profumata di trattamento al peperoso e gelsomino. Sì, è molto molto fresca. Vuole provarla sulla moglietta oppure sulla sua pelle? Sulla pelle, sì, è meglio. Allora, prego, mi dia il polso. Che ne pensa? È molto particolare, in effetti. Ok. Sempre della stessa marca, abbiamo anche quest'acqua profumata al mango e ibisco. Sempre sul polso, allora. Sì, prego. Che ne pensa? Allora, diciamo che questa ha una profumazione leggermente più talcata. Sì, è in qualche modo dolciastra rispetto all'altra che è molto più fresca, ovviamente. Le faccio provare anche uno dei nostri prodotti di punta. Questa qui di Victoria's Secret, il suo nome è Sensual Blush e la fragranza è composta da loto rosa e boschi incantati, proprio perché sul fondo ha delle note legnose che ricordano l'atmosfera di un bosco o di una foresta. Ok, la faccio provare. L'altro polso, d'accordo. Allora, diciamo che questo è un fiorito fruttato. Si avverte molto anche la nota fruttata, in effetti. È una via di mezzo tra la prima fragranza che le ho fatto provare, in qualche modo, e la seconda. Fresco ma anche dolce. Esatto, sì. È proprio dato dalla nota fruttata questo effetto. Queste acque profumate hanno anche un effetto molto rilassante. Esatto. Quindi questa le piace? Ok, la mettiamo da parte allora. Poi c'è. Vediamo che le posso consigliare. Andiamo su un profumo. Il Pink Sugar lo conosce? Ok, sì, questa è la versione classica. Diciamo che è un dolce persistente e all'interno
Ci sono note di caramello e di marshmallow. Ok, lo vuole provare? D'accordo, allora forse se non amo proprio quella nota, meglio di no, perché è comunque molto molto dolce questo profumo, anche se essendo una de toilette rimane comunque leggero. Ok, allora passiamo avanti. Direi di farle provare una fragranza fresca e fiorita, anche questa abbastanza dolce, che è Fizzy di Alice Ashley. Guardi, le spiego. La fragranza ha delle note di testa di bergamotto e coriandolo, quindi delle note molto fresche e speziate. Nel cuore c'è gelsomino, geranio, yang yang e lilla, quindi un cuore totalmente fiorito. E poi, come note di fondo, c'è il muschio e la vaniglia. Quindi diciamo che danno quella nota più talcata e dolciastra. Sì, glielo faccio provare. Tra l'altro anche la confezione è veramente molto molto carina. A me ricorda moltissimo l'odore dello zucchero filato. Sì, però non così dolce come il Pink Sugar. C'è qualcosa di diverso, di più fresco, che spezza un po' il dolce di questo profumo. È interessante, vero? Ok, allora teniamo da parte anche. Vuole risentirlo? Certo. Primo amore. D'accordo. Allora, ogni tanto le preparo una confezione con questa di Victoria's Secret. Ok, allora vogliamo passare direttamente all'altro regalo? Mi descriva anche il carattere di questa signora. Ok. Quindi una donna di classe, diciamo. Lei ama i profumi dolci. Ok. Allora, secondo me è una donna Dior. Guardi, le consiglio due fragranze. Penso di andare direttamente sul sicuro con entrambe. La prima è un classico. È un profumo floreale goloso del 1998 ed è l'Hypnotic Poison. Chi non lo conosce? Ah, l'ha già portato. Perfetto. Allora, la composizione è questa: mandorla amara come nota di testa, poi c'è il gelsomino nel cuore, e poi c'è la vaniglia e la liquirizia. Beh, se già lo conosce, no, però posso comunque farglielo sentire. Ok. Buonissimo. È davvero molto goloso, sì. Ok, le faccio sentire anche l'alternativa alla quale avevo pensato. Allora, si tratta del Dior Addict Eau de Parfum. Questo è nel formato piccolino da 30 ml. Allora, diciamo che ci manteniamo sempre su una fragranza fiorita e sempre su una fragranza piuttosto dolce. In questo caso c'è una nota anche orientale ed è molto molto intenso. Quello che le ho fatto sentire prima è l'eau de toilette dell'Hypnotic, sì. Guardi, la differenza sostanzialmente è nel fatto che lo
l'eau de toilette è un po' più leggero rispetto all'eau de parfum, ma nel caso dei profumi di Dior cambia proprio la composizione. Nell'eau de parfum c'è la fava tonka. Esatto, lo rende proprio diverso come profumazione, un po' più aggressiva. Questo c'è in questa versione, poi ci sono tre diversi eau de toilette che però non le faccio proprio sentire perché hanno degli odori molto più freschi. Ok, sì, intanto le spiego la composizione. Allora, abbiamo una nota di testa composta dal fiore d'arancio, che è veramente delizioso. Poi c'è l'assoluta di gelsomino. E nel fondo c'è la vaniglia. Ok. Sì. Io lo adoro. Beh, guardi, secondo me è adatto anche per la stagione primaverile, non solo per quella autunnale e invernale. Per la presenza del fiore d'arancio, secondo me. Le piace. Ah, va benissimo. Ok. Dunque, allora le preparo questo in confezione regalo, mentre l'Hypnotic lo prende per lei. Ok. Quindi, ricapitolando. Dior Addict Eau de Parfum. Hypnotic Poison Eau de Toilette. Profumata di Victoria's Secret Sensual Blush. Ok, allora, prima di prepararle il pacchetto regalo e di distribuirle qualche campioncino, vorrei che compilassimo insieme la sua scheda personale. Praticamente, se lei lascia i suoi dati, semplicemente nome, cognome, data di nascita e un recapito telefonico, la contatteremo ogni volta che nella nostra profumeria ci saranno delle promozioni o degli eventi particolari, per esempio con la nostra makeup artist. Certo, potrà parteciparvi tranquillamente in maniera del tutto gratuita, basterà prenotare l'appuntamento. Ok, allora compilo la sua scheda. Eccoci qui. Allora, nome. Che bel nome. Molto particolare, sì. Cognome? Con lei, ok. Data di nascita? D'accordo. Ok, un recapito telefonico e l'indirizzo. Voilà. Ok. Perfetto. Allora, una firma qui. Ok. Adesso io registro i dati al computer ma prima le preparo busta con i campioncini e i prodotti che ha acquistato.
pagare allora direttamente in casa. D'accordo. Ci vediamo alla prossima. Mi faccia sapere com'è andata, mi raccomando.